Nella prefazione a Jiao Yunlun, Ricci scrisse che la domanda del principe Jian Anhuang non era semplicemente sull'amicizia, ma sulla via dell'amicizia, Yong Ta. La via, Ta, in cinese indica un cammino e un principio. Si tratta della via determinata dal cielo. Forse inconsciamente, Ricci ha moderato il suo pensiero secondo la dottrina delle variabili del mezzo, Zhong Yong. La sincerità è la via del cielo, la coltivazione della sincerità è la via di tutti gli uomini. Un simile modello si trova in Jiao Yunlun. L'amicizia è la via del cielo. La coltivazione della amicizia è la via di tutti gli uomini. Infatti, lui scriveva una sentenza dicendo: la via dell'amicizia è molto ampia. Anche le persone più basse della società, il cui principale mestiere è fare i ladri, si uniscono in gruppo con amici e così possono poi esercitare il loro mestiere. La via dell'amicizia deriva dal decreto del sovrano Dalai Shanti, cioè Dio, che conduce anche all'attuazione del suo decreto. Ricci scrive: il singolo uomo non può compiere ogni cosa, perciò il sovrano dall'alto ha comandato agli uomini l'amicizia affinché si prestassero reciproco aiuto. Se si togliesse dal mondo questo precetto, cioè la via dell'amicizia, il genere umano sicuramente si disperderebbe. Ora, vi propongo di presentare tre punti che a me sembrano i più salienti della via dell'amicizia presentata da Ricci, cioè la fratellanza universale, la trascendenza divina, la saggezza umana. Primo punto sulla fratellanza universale. Ricci riconosce a più riprese che non è facile distinguere tra amicizia di benevolenza e quella di utilità o piacere, ma fa sua intuizione di Aristotele affermando: il mio amico non è altro che la metà di me stesso, anzi un altro me stesso, perciò devo considerare l'amico come me stesso. Questa sentenza è presa da Aristotele, o filosofo Aristotle: l'amico è un altro me stesso. Con questo criterio si distingue meglio l'amicizia di benevolenza e da ciò che non lo è. Vedendo questa sentenza a primo posto, Ricci vuole dire qualcosa di più. Il termine greco filia ha un significato molto ampio che include affetto, amore, benevolenza, attaccamento all'altro. Filia indica l'unità tra i compagni di un gruppo, tra i cittadini di una città. Alla base di tale concezione sta l'idea dell'uomo come animale sociale. La parola latina sociale viene dal termine greco koinonikon, un termine usato dagli storici per dire che l'uomo è cittadino non solo di una città, ma del oicumene, del mondo abitato. Perciò l'uomo è considerato cittadino del mondo. Sono gli saggi stoici che per primi, con la ragione naturale, allargano progressivamente l'amicizia dall'inclinazione familiare all'altruismo universale. Non è una città chiusa, ma il seno della umanità razionale che gli uomini possono prosperare. La stessa risonanza per l'amicizia si trova non solo negli autori cristiani, ma anche nella cultura cinese.
entro i quattro mari tutti gli uomini sono fratelli. Ovviamente l'autorità più rilevante per Lipsi non è Aristotele o Confucio, ma Gesù, dal quale derivano termini quali Sozietas, Gesù e Gesuiti, e Gesù e il loro compagno, Socius. Ricci, in quanto gesuita, doveva apprezzare molto le parole di Gesù. Non vi chiamo più servi, ma amici. Tra le varie tipologie dell'amicizia, la più rara, preziosa, è l'amicizia intima. L'ideale dell'amicizia intima è formulato da Aristotele così: una sola anima in due corpi, e sì che tu sono sì e non inclusa. Ricci la trascrive così: il mio amico è in tale relazione con me che pur essendoci due corpi, nei due corpi c'è un cuore solo. Per rendere in cinese il senso simile, Ricci ha usato il carattere cuore, shi. Basandosi sull'opinione comune di quel tempo, che è il cuore che governa il corpo, il cuore è il luogo dove la persona decide di seguire il principio del cielo e di vincere la conoscenza umana. Tutti i rapporti intimi si fondano sul cuore. Dice Ricci, soltanto colui al quale posso rivelare completamente il mio cuore comincia a essere un amico che mi conosce, o mio intimo amico. Adesso andiamo al secondo punto, sulla concepienza divina. L'apertura verso la fratellanza universale non avanza se non si fonda sulla trascendenza divina. La via dell'amicizia, io dato, secondo Ricci, non resta imprigionata dentro un sistema chiuso o dentro una storia finamente. La cosiddetta via Tao viene dal cielo, tiene, il cielo tiene, è fonte di ogni cosa. Sperimentata la vera amicizia, l'uomo si apre spontaneamente al cielo e assume la fiducia e la speranza per ciò che va oltre i limiti della morte. Ricci ovviamente riconosce che anche i confuciani condividono le credenze popolari circa l'unità di Dio e l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. Nel suo libro Tien Tu Shi Li, il vero significato del Signore del Cielo, pubblicato più tardi ma preparato contemporaneamente con Jiao, Ricci tratta questi temi in modo sistematico e gli spiega la conoscenza dei caratteri, interessante, facendo notare che anche perfino la cultura cinese asserisce i decreti di Dio sono in qualche modo iscritti nella natura umana, dice lui. Il sovrano ha dato agli uomini una coppia di occhi, di orecchie, di mani, di piedi, intendendo che si può portare a buon fine ogni cosa se due amici si aiutano reciprocamente. Nell'antica scrittura il carattere amico, Yahu, era composto da due mani, delle quali non possiamo fare a meno. Il carattere compagno era composto da due ali con le quali soltanto l'uccello può volare. Non è forse così che gli antichi saggi hanno considerato gli amici? Terzo punto sulla saggezza umana. Se gli amici cercano solo i piaceri, l'amicizia può diventare solo una cosa gratificante. Per fortuna, l'uomo è dotato di ragione e di saggezza.
con la ragione egli sa distinguere le gratificazioni da quelle superficiali. Con la saggezza egli sa trasformare i sentimenti in gioia spirituale.